Continua lo stato di agitazione degli addetti alle pulizie degli uffici postali. Questa mattina c'è stato un nuovo presidio davanti alle poste centrali di Pescara annunciato nei giorni scorsi dalla Filcamps CGIL di Pescara e di Chieti e dalla Will Trasporti Abruzzo. Facciamo questo presidio che è il secondo, perché un altro l'abbiamo fatto la scorsa settimana sulle poste centrali di Chietiscalo, perché i lavoratori hanno avuto in un primo momento una richiesta dell'azienda di un taglio ore che non hanno accettato. Poi l'azienda, visto che non hanno accettato il taglio ore, non hanno più pagato gli straordinari e i chilometri che percorrono i lavoratori per andare a lavorare nei vari uffici delle poste italiane. Come mai c'è stata questa riduzione dell'orario lavorativo in un settore dove già si contano poche ore? Assolutamente sì, ci sono dei lavoratori che hanno anche un quarto d'ora di contratto, quindi parliamo di buste paga di 60 euro. E l'azienda ci ha provato a togliergli le ore perché adesso siamo in fase di cambio appalto. Le poste ci hanno detto che da parte loro non c'è stato nessun taglio, quindi noi stiamo facendo questi presidi perché i lavoratori comunque devono essere pagati per quello che non hanno preso in questi mesi, parliamo dal mese di maggio, quindi i rimborsi dei chilometri, gli straordinari e le ore che non hanno potuto lavorare. Siamo qui per pretendere rispetto per queste lavoratrici che si svegliano tutte le mattine per portare il pane quotidiano a casa e ci sono aziende che si permettono il lusso di non retribuire straordinari e rimborsi chilometrici. E siamo qui anche per richiamare la responsabilità solidale da parte di Poste Italiane, che deve farsi carico appunto di queste problematiche. E sulla vicenda della riduzione dell'orario di lavoro? Siamo qui anche per una seconda rimostranza nei confronti di Poste Italiane, che ha deciso con un algoritmo di ottimizzare, secondo Poste, il lavoro di queste operaie. Ovviamente noi siamo contrari ad utilizzare l'intelligenza artificiale dal basso, proprio perché non troviamo un senso, e più che ottimizzazione la vediamo come una massimizzazione sulle persone che lavorano.